Ciao a tutti, bentornati sul canale. Siamo di nuovo nel mio disordine, nel mio garage. E oggi vediamo come far funzionare un modem di casa in camper. Allora, eccoci qua con il nostro modem. Questo qui è un modem normalissimo di casa, con un input a 12 volt. Cioè, cosa vuol dire? Che c'è l'alimentatore di casa che fornisce 12 volt al nostro modem. Perché allora fare un video dove abbiamo un'utenza semplicissima a 12 volt? Perché in realtà lui vuole 12 volt reali, non nominali. Cosa che magari la batteria non può fornire, perché la batteria, magari anche sotto carica, fornisce, che ne so, 14,6 magari come voltaggio, o comunque qualcosa in più che potrebbe danneggiare, a lungo termine, anche a breve termine, il nostro oggetto, che comunque è un oggetto elettronico. Quindi questo discorso si potrebbe fare anche con i LED, perché i LED non vogliono una 12 volt magari nominale, come può essere appunto quella della batteria. Ricordiamo che non sono quasi mai 12 volt quelli della batteria, e quindi il LED quel voltaggio in più lo trasformerà in calore, quindi si logorerà molto prima. Se noi al LED gli diamo invece del suo giusto voltaggio, anche qualcosina in meno, sicuramente quel LED produrrà la luce che deve produrre, e non genererà calore, e a lungo termine ci durerà molto di più. Quindi questo discorso vale anche per diverse utenze 12 volt, diciamo le più delicate. Ok, come diavolo facciamo ad avere una corrente, quindi un voltaggio fisso, da una batteria che magari eroga 14,6 e poi magari più tardi erogherà 13,5? Allora, utilizzeremo questo o componenti simili. Questo qui è un DC-DC, quindi rimaniamo in tema di DC-DC, comunque con un'uscita regolabile step down. Cioè, cosa vuol dire? Che se ha un voltaggio maggiore, noi lo avremo praticamente sempre maggiore, riesce a regolarlo con una corrente di uscita, cioè una tensione di uscita regolabile più bassa. Cioè, vuol dire che noi, se abbiamo 13 volt, riusciamo a regolarlo magari da 8 volt a 12,99. Questo è quello che farà questo step down. Ci sono anche step down più grandi, da più watt, e quindi potete utilizzare magari un solo componente per, che ne so, magari modem, più LED, più altre utenze, sempre che hanno bisogno di 12 volt fissa. In questo caso utilizziamo magari questo qui solo per il modem, che comunque ha un'uscita di 4 A massimi, se non sbaglio, 3 A massimi. Quindi noi possiamo erogare quei suoi 2 A in continui massimi tranquillamente, in continuazione, cioè vuol dire in eterno, senza rischiare di bruciarlo. Ok, adesso basta chiacchiere, andiamo a vedere l'uscita innanzitutto dell'alimentatore del modem, così vi faccio rendere conto di quello che intendevo, del voltaggio che vuole il modem. E oggi non sono in compagnia del gallo, ma sono in compagnia della bestiola che avete visto nell'altro video, il coupé 20 valvole, che ci ha portato fino in Germania, passando dalla Svizzera e dalla Francia, e siamo andati anche in Lussemburgo. E quindi, se volete, andatevelo a vedere, la camperizzazione del coupé 20 valvole. E andiamo a vedere invece adesso l'ingresso e l'uscita di questo DC-DC, e andiamolo a regolare a nostro piacimento. Allora, che cosa intendevo dire con tensione reale in ingresso del modem e non semplicemente nominale? Adesso andiamo ad attaccare il suo alimentatore, che comunque è la sua uscita per il modem, che sta esattamente qui. Andiamo a vedere che quanto misura col tester. Se noi andiamo a vedere con il tester, qui abbiamo 12,1 volt. Ok, precisi. Cosa significa questo? Che 12 volt reali comunque non sono 14,6 come può essere una batteria magari in ricarica, oppure un 13 oppure 13,50. Questo altalenare del voltaggio magari per il modem potrebbe essere dannoso, in quanto comunque è un elemento elettronico e delicato anche. Questo appunto vale anche per i LED, quindi ingegniamoci un attimo per fargli arrivare la 12 volt effettiva, reale. Adesso vediamo come funziona invece questo piccoletto. Allora, noi abbiamo il nostro alimentatore, lo mettiamo a 14,60, come potete vedere. Lo accendiamo e lo colleghiamo all'input positivo, quindi vedete scritto in, e all'input negativo. Ok, come vedete si è acceso, c'è un LED blu che lo indica. Andiamo a vedere il voltaggio in uscita di questo DC-DC, mini DC-DC. Andiamo a vedere voltaggio in uscita 12,2, 12,20.
12,20 però, attenzione, perché da questa vitina qui, da questo trimmer, vedete che posso regolare, aspettate che devo fare le manovre con le dita, più la allenterò, diciamo, quindi più in senso antiorario, e più regolo il voltaggio, adesso siamo a 11, 10, 11, diciamo, 10,80, ok? Io adesso lo voglio innalzare perché voglio comunque una 12 volt fissa, quindi l'alzerò leggermente, e andiamo a 12. Esattamente, facciamo il voltaggio dell'alimentatore, 12 e 15. Vabbè, 12 e 16. Lui era 12 e 12, diciamo che ci siamo, dai. Ok, adesso che abbiamo appurato che questo DCDC, mini DCDC, chiamiamolo così, funziona perfettamente, andiamo a fare due saldature, in realtà quattro, per avere i cavi pronti per essere semplicemente collegati al modem. Ma prima, verifichiamo un attimo qual è il positivo e il negativo, dell'uscita del nostro alimentatore del nostro modem. In questo modo, colleghiamo direttamente il suo cavo, lo tagliamo e lo colleghiamo, così abbiamo direttamente l'ingresso, al modem. Ok, come fare? Se non vi ricordate qual è il positivo e il negativo interno rispetto a quello alla parte esterna. Lo collegate. Vedete con il tester dove vi dà il segno meno o più. O è positivo Allora, se io metto l'interno positivo, non mi dà il segno negativo, quindi vuol dire che l'interno è positivo. Basterà semplicemente guardare quale tra i due cavi che avremo qui dentro ha continuità con l'interno e avremo trovato il positivo del cavo interno. Cosa vuol dire? Adesso andiamo a vedere. Naturalmente quello esterno sarà sicuramente negativo in questo caso, ma vediamo se ha continuità per fare una prova. Allora, verifichiamo il tester. Suona. Mettiamo un puntale interno e un puntale a questo cavo. Ok, abbiamo trovato qual è il positivo. Il positivo in questo caso di questo cavo che è interno, il positivo, e all'interno del cavo è questo qua, mentre questo qua sarà il negativo, lo andremo a collegare uno al negativo output del nostro DCDC e lo vediamo qui, out negativo. Si vede più e meno out. E questo qui, che è il positivo, lo andiamo a collegare al positivo. Andiamo a stagnarlo. Per ricreare il cavo ho inserito prima un termorestringente più grande, ok, e poi un termorestringente più piccolo in tutto quel fascio che c'era esterno. Adesso li vado un attimino a scaldare, così ho ottenuto due cavi separati, uno negativo e uno positivo. Ok, questo qui è il cavo che ho ottenuto. Allora, il negativo e il positivo. In questo modo è un lavoro un pochino più pulito, rischio anche meno mini cortocircuiti. Andiamolo a saldare assieme all'input al nostro mini DCDC. Ok, prima di attaccarlo al modem facciamo un ultimo controllino. Attacchiamo l'alimentatore, vedete acceso. Andiamo a vedere, allora, cosa abbiamo all'uscita? 12 e 13, come l'abbiamo collegato prima, 12 e 13. Adesso direi che possiamo provare a questo punto a collegarlo al modem. Vediamo un attimino. Eccolo, è acceso, funziona perfettamente. Vabbè, adesso sarebbe da collegare, da fare la connessione e tutto quanto, la configurazione, però come vedete è acceso e lo stiamo alimentando con 14,60 V quando in realtà a noi ne escono 12 e lui funziona con la sua corrente reale, 12 V. Fate comunque sempre attenzione al dimensionamento di questi oggetti, dei DCDC, perché comunque magari lui potrebbe chiedere, adesso non è questo il caso, ma magari avesse chiesto 1000 watt per esempio, non sarebbe andato bene questo piccolo DCDC, magari bisogna usarne tanti, magari bisogna usare un DCDC diverso, magari ne si può usare uno solo più grande per
tutta l'impiantistica, diciamo, che segue questo sistema, o magari ne basta uno piccolino, quindi dimensionate bene quando si tratta di queste cose qui, di impianto. Se avete domande, se avete dubbi o comunque se volete, non so, che affrontiamo anche altri argomenti anche sul tema elettrico, sul tema dell'impianto elettrico, scrivete pure nei commenti. Se vi è piaciuto il video, se vi è servito anche, mettete un mi piace e se volete iscrivetevi, che comunque noi continuiamo a fare video su furgoni, camper. Intanto la nostra camperizzazione continuerà, faremo vedere comunque tutti i processi e, come ho detto anche nell'altro video, seguiremo ogni processo e quindi ogni volta che affronteremo un processo seguiremo anche i temi che abbiamo promesso in passato, quindi ogni cosa verrà diciamo affrontata a tempo debito. Quindi, ok ragazzi, il video è finito, spero possa essere stato utile anche a comprendere il fatto che non tutte le utenze a 12 volt vogliono essere semplicemente collegate alla batteria, magari vogliono un 12 volt effettivo, come può essere anche per i LED. Quindi se volete far durare più a lungo dei LED, ad esempio, sfruttate questo metodo. E questo comunque vale soprattutto per le apparecchiature elettroniche. E ci vediamo presto su strada. Buoni chilometri.